faccio piacere. Com'è che si chiama la cappella? Portinari. Ecco, questa è la cappella Portinari, quella che cercavamo prima. Ecco. Sì, faccio il possibile. Col fuoco. Notate qualcosa di strano in questa immagine? Le leggende legate al miracolo della falsa Madonna, questo è il titolo originale dell'affresco, sono due. La prima vuole che le corna siano del diavolo in persona, che si nascose dietro l'icona della Madonna per disturbare Pietro da Verona, che celebrava la messa. Questi se ne accorse e neutralizzò il demone con un'ostia consacrata. Infatti lui ha l'ostia, però, questo qua nel dipinto. Però le corna sono rimaste. La seconda infatti ha l'ostia in mano nel dipinto. Sì. La seconda leggenda, invece, sostiene che l'affresco sia infestato dallo spirito di Guglielmina la Boema, una donna vissuta in odore di santità, ma dichiarata eretica post mortem. Secondo me è la prima comunque delle due. Di leggenda. Sì, perché nella prima si dice che il vescovo desse un'ostia per scacciarlo. Sì, Pietro. E in effetti è raffigurato proprio il vescovo. Solitamente nelle chiese vengono raffigurate scene di fatti realmente accaduti nel paese. Insomma, abbiamo visto Ruggero, il discorso del miracolo. E la Madonna, questa Madonna particolare, non è messa al centro della scena, quindi viene messa come se vuole solo raccontare qualcosa. Quindi il fatto che ci sia stato questo fenomeno un po' particolare durante una messa sembra quello più probabile, perché infatti viene proprio raffigurata come una scena, vedi che in altri quadranti ci sono altre scene, quindi proprio come se fosse successo realmente secondo l'autore del dipinto. Quindi, le virtù teologali, la prudenza, la forza, la temperanza e la giustizia. Il terzo è il miracolo della nave, forse dovuto a un naufragio spentato. Quindi, l'obbedienza a capochino, la speranza che guarda in alto, la fede con la croce, e la carità con, non so, l'allattamento. Sì, è simbolico. Qua abbiamo una carrellata di miracoli. Il miracolo del muto, non so, qualcuno che è tornato a parlare. Il miracolo della nube, non so, non penso fossero quelle scapoli contramogliati. Lì c'è una nuvoletta, infatti. Sì. E poi il miracolo dell'infermo e dell'epilettico. Sotto la basilica di Sant'Eustorgio, in particolare sotto la parte paleocristiana che abbiamo visto poco fa, i resti dell'abside, c'è un antico cimitero del tardo impero romano che da cui si accede da qua sotto. Fa un bel caldo, eh? Raccolta epigrafica. Ah. Giusto per rimanere in tema, l'esorcista Vittorino, mi guardiamo l'epigrafe. E queste sono tombe cristiane, germaniche e ariane. Perché? Una foto. Cosa? Non ci passo? Ma sì, preoccupante se non ci passi. Come? C'è un ombrello. Sarà un simbolo?
un antico simbolo romano del V secolo d.C. Strano l'ombrello. Con uno straccio e quattro sassi. Che guardi? Oddio, è un po' inquietante questa cosa. Ma perché? Boh, vabbè. Vabbè. Dovremmo risolvere anche questo mistero. Un libro in tedesco? Tra una Bibbia? Così nel muro, senza senso. Oddio, Simone, non lo tocca. Non lo toccare. Oddio. Ma un passaggio segreto. Direi che qua troviamo la biblioteca a San Custorgio, piena di ossa, raffigurazioni strane, cimiteri, streghe fuori, aiuto, impiccagioni. Ciao. Ciao, ciao. Ho perso quello che è stato più bello. Ti dovrò vedere. Ma è una conferenza di fantasmi che noi non vediamo, solo noi, o è un effetto voluto?